ci troviamo sul viadotto San Benigno Bettolo, in particolare ci troviamo sul perno di raccordo di una serie di viadotti che è costituito da una grossa rotatoria in quota, la quale riceve il primo braccio di arrivo dal varco portuale internazionale di San Benigno e poi li smista e verso il terminal MSC e verso il terminal SEC attraverso il passaggio poi a raso e con un successivo viadotto chiamato viadotto MSC viene effettuato un torno indietro di 180 gradi in quota per poi arrivare direttamente al terminal SEC. In questo momento stiamo assistendo al getto degli elementi di sottofondazione che sono dei pali, tanti pali di diametro un metro, profondi circa 28 metri all'interno del terreno. E insieme a tutte le altre opere comunque di adeguamento, ammodernamento e ampliamento del sistema di viabilità portuale, anche questa deve star raggiungendo il duplice scopo di, da un lato, andare a ridurre ai minimi termini l'impatto dei traffici pesanti rispetto alla viabilità ordinaria e quindi comunque con un servizio molto importante per quanto riguarda la città. Dall'altro lato, invece, insieme alla diga, costituirà il sistema di potenziamento del porto dei prossimi 20 anni, perché tutto l'incremento di volume di traffico generato ovviamente dalla diga nella nuova posizione e quindi dallo sviluppo portuale dovrà essere adeguatamente supportato da un sistema di viabilità che consenta rapidamente l'emissione nella rete autostradale e l'arrivo dalla rete autostradale dei vari contenitori. Quest'opera ha un impatto abbastanza significativo col progetto del tunnel subportuale. Noi ci troviamo esattamente al confine fra la zona non impattata e la zona impattata. In particolare tutto il tratto alle mie spalle, che è un viadotto che da questa futura rotonda in fase di costruzione ne parte verso il varco di San Benigno, viene in qualche modo modificato per andare a alloggiare le fondazioni in una posizione non interferente dalle future canne di attraversamento del tunnel subportuale. Questo è un processo che è quasi terminato come armonizzazione e a breve verrà ordinato all'impresa una modifica di esecuzione per andare ad accogliere questo nuovo input di progetto. I lavori sono lavori di tipo definitivo, verranno comunque fatti e conservati e anzi, proprio essendoci mossi prima ci ha permesso di evitare di fare delle opere a vuoto o inutili che avrebbero dovuto essere demolite o rifatte.